bandiere dei sindacati confederali sventolano a tempo di musica nel giorno in cui CGIL, CISL e UIL chiedono ai lavoratori di tutta la Toscana di incrociare le braccia per 4 ore e scioperare contro la legge di stabilità partorita dal governo Letta. Uno sciopero generale nazionale che a Firenze ha visto la partecipazione di oltre 15.000 persone, dai precari dell'università ai pensionati, dai lavoratori del Maggio Musicale alle centinaia di operai delle industrie in crisi fino ai dipendenti del Comune di Firenze. Un esercito che mischia le critiche alla legge di stabilità insieme a una serie di proposte per migliorarla. Bisogna tagliare la spesa pubblica improduttiva, tagliare le consulenze nella pubblica amministrazione, destinare le risorse a recuperare la lotta all'evasione fiscale e ridurre le tasse. Il governo e il Parlamento possono fare questo se escono da questa logica di galleggiamento. Si sa benissimo che 9.000 miliardi di euro di patrimonio mobiliare e immobiliare in Italia, quindi più di 4 volte il debito pubblico italiano, è posseduto per la metà, circa il 46%, dal 10% delle famiglie più ricche d'Italia, quindi c'è una concentrazione di ricchezza, una disuguaglianza profonda, ecco lì bisogna saper incidere. Noi abbiamo bisogno di uno shock fiscale in questo paese. Questo è un paese che ha 130 miliardi di euro di evasione fiscale l'anno, non si ha coraggio di incidere sotto questo aspetto, non si ha coraggio di diminuire le tasse nel mondo del lavoro, inteso come lavoratori dipendenti, per dare più soldi alla gente e rilanciare i consumi. Difficile, soprattutto se si considera che in Toscana sono 23.000 le persone senza reddito né ammortizzatori sociali. E forse si spiega anche così la contestazione mossa, a conclusione della manifestazione, da una ventina di membri del Partito Comunista dei Lavoratori.